36 ragazzi tra gli 11 e i 13 anni partecipano al campo scuola della Protezione Civile allestito a Manoppello dall'Associazione Nazionale Alpini, uno dei tre attivati per l'estate 2024 in Abruzzo. Parola d'ordine: condivisione. Ricco il programma didattico articolato in esercitazioni pratiche, lezioni teoriche e visite sul territorio che consentiranno ai ragazzi di avvicinarsi al sistema di protezione civile e al mondo del volontariato. Ad accogliere il gruppo di giovani volontari, il coordinatore regionale di protezione civile, Antonio Iezzi. Allora, il nostro è un campo che si ripete ormai da 12 anni, infatti la prima edizione l'abbiamo svolta proprio qui a Manoppello nel 2012 e poi li abbiamo organizzati ininterrottamente per tutti questi anni. Lo slogan è "Anch'io sono la protezione civile", proprio perché i ragazzi in questa settimana li rendiamo partecipi alle attività che svolgono le associazioni di volontariato. E rimangono con noi per tutta la settimana e in pratica facciamo vivere quello che fa l'associazionismo, che fanno le associazioni di volontariato. Nel programma sono previste molte uscite dalla questura, ai carabinieri forestali, alla polizia, ai vigili del fuoco, fino ad arrivare alla sala operativa regionale. Facciamo conoscere tutto il sistema nazionale di protezione civile, non soltanto quelle che sono le attività associative, ma tutto quello che fanno tutte quelle componenti del sistema nazionale di protezione civile. Insieme a lui l'assessore comunale alla protezione civile Roberto Cavallo. L'amministrazione comunale è ben soddisfatta di ospitare questi eventi qui sul nostro territorio e per questo noi ringraziamo tutti gli uomini e le donne della protezione civile, perché in questa settimana così importante del campo scuola sono proprio loro a trasferire delle informazioni, delle nozioni e arricchiscono anche il bagaglio tecnico di tutti questi ragazzi e ragazze. Il campus estivo di protezione civile si concluderà sabato 24 agosto. Anch'io sono la protezione.